Allora, signori, ciao a tutti e ben ritrovati al vostro Simon Interista. Allora, signori, non dico che ovviamente l'Atalanta sia spacciata, perché non è così, ci mancherebbe. Però ecco, non si può dire che abbia iniziato nel migliore dei modi, e soprattutto io non ho iniziato nel migliore dei modi, visto che la telecamera era spostata, io devo chiudere tutto quanto perché se no si sente il mio cane fuori. Allora, 1-1 tra Atalanta e Shakhtar. Almeno sono al 92esimo e 40 secondi. Ne hanno dati 4, ma sinceramente io spero che l'Atalanta segni, perché comunque in Europa io tifo l'italiano, l'ho sempre detto. Però ecco, vedendo come è partita l'Atalanta, sinceramente non è che mi fa fare sogni tranquilli per quanto riguarda proprio il movimento calcistico italiano in Europa, perché l'Atalanta ha giocato bene questa partita, per carità, assolutamente l'ha giocata bene. Però, cioè, lo Shakhtar, quelle poche occasioni che ha avute, praticamente diciamo che l'ha sfruttata, perché un gol l'ha segnato, bellissimo il gol dello Shakhtar, bellissimo anche quello di Zapata. Però ecco, l'Atalanta ancora è, come si dice, non dico embrionale, perché insomma comunque ha un gioco consolidato. Oggi secondo me la vittoria la poteva anche tranquillamente meritare, solo per quell'azione che ha fatto alla fine poco fa, con Gomez che serve Muriel, che si scarta praticamente tutta la difesa e poi in mezzo non arriva a nessuno il pallone. Però sinceramente, raga, l'Atalanta meritava questa vittoria. Però ancora pecca di esperienza. Intanto attenzione a Malinowski, che cacchio è successo? Non lo so. Diciamo che meritava questa vittoria, però ancora poco, ancora poca esperienza secondo me. C'è ancora tanta attenzione, brutta palla, attenzione, attenzione allo Shakhtar, attenzione, 2 contro 1. Oh, a gol dello Shakhtar. Gol dello Shakhtar. Al 94esimo, raga. Questo è immeritato. Questo secondo me è immeritato, perché l'Atalanta, raga, non meritava la sconfitta. Siamo obiettivi. L'Atalanta non meritava la sconfitta, perché ha giocato bene, perché ha giocato alla grande veramente questa partita. Ha avuto qualche calo, perché per esempio alla fine del primo tempo e alla fine del secondo. Anche se comunque ha fatto qualche bella azione. Però insomma, giocavi sempre contro lo Shakhtar, che ok, non è il Real Madrid, però è comunque il campione d'Ucraina. Nelle scorse Champions League è bene o male sempre arrivata agli ottavi. Insomma, questa sconfitta, raga, è veramente ingiusta secondo me, perché lo Shakhtar è vero, è più forte secondo me dell'Atalanta, perché proprio a parte la mentalità ha pure più esperienza. Però oggi, raga, sinceramente non è che ho visto lo Shakhtar migliore che io abbia mai visto, sinceramente. Era una partita fondamentalmente da pareggio, però se avesse vinto l'Atalanta non sarebbe stato scandaloso. La vittoria dello Shakhtar mi sembra francamente troppo, ecco. L'Atalanta adesso non dico che fuori, ma c'è poco ci manca, raga, perché se era finita, se era fuori... Se era praticamente fuori già col pareggio, figuriamoci con la sconfitta. Cioè, hai praticamente perso contro le due squadre più scarse del tuo girone. Adesso se la deve andare a giocare contro il Manchester City. Mo, con tutto il rispetto, io quando sono stato fatti i gironi ho detto: ma l'Atalanta adesso secondo me è un girone abbordabile, perché basta che comunque fai punti tra Dinamo Zagabria, che comunque è la portata, raga, più scarsa dello Shakhtar e non è mai arrivata da nessuna parte, e lo Shakhtar, che comunque è vero, è più forte, però te la puoi giocare. Contro il Manchester City no, cioè insomma l'Atalanta si deve giocare al secondo posto. A questo punto, raga, l'Atalanta secondo me fa fatica anche a lottare per l'Europa League. Ma io non è che lo dico perché l'Atalanta è scarsa, non è scarsa, il problema è che
Se tu fai una partita, se tu fai una partita ottima come è stata questa, no, però ti fanno due ripartenze e tu prendi due gol e insomma, poi non si può dire che meritavi di star dentro perché è come dire, vabbè, ho attaccato il Real Madrid per esempio oggi, adesso non so com'è finita la partita del Real Madrid, stava facendo pena, ok, stava facendo schifo il Real Madrid, adesso lo prendo subito. Il Real Madrid stava facendo schifo, ecco, è finita 2-2, no? Il Real Madrid pure, cioè, ha preso 3 gol dal Paris Saint-Germain, ne ha presi 2 in casa dal Club Brugge, stava perdendo 2-0, ragazzi, poi l'ha ripresa, ma comunque stava perdendo 2-0 per due ripartenze prese. Cioè, questi comunque devi stare attento anche a non prendere gol veramente su ogni ripartenza. Ma più che altro, regà, l'Atalanta a me pare che faccia proprio fatica a segnare, ok? Fa fatica a segnare, cioè ha fatto un gol in due partite contro le più scarse del girone, che ok, non erano, che ne so, l'Albino Leffe, con tutto rispetto per l'Albino Leffe, però non erano neanche il Real Madrid. Cioè, l'Atalanta, ok, è partita come la più scarsa del girone sulla carta, però, insomma, contro la Dinamo Zagabria non ha praticamente giocato e ne ha prese 4. Contro lo Shakhtar Donetsk si è fatta rimontare perché era in vantaggio per 1-0, poi si è fatta rimontare. Sinceramente la vedo difficile per il passaggio del turno, ma anche per l'Europa League, cioè a meno che Mo non fa un exploit e vince e pareggia col Manchester City, vince contro Dinamo Zagabria e Shakhtar, a me mi sembra difficile sinceramente che riesca anche ad arrivare in Europa League. Però vediamo ragazzi, il calcio è strano adesso. Tra poco inizierà la Juventus, quindi mi sbrigo. De quindi detto questo, come al solito nei commenti scrivetemi quello che ne pensate di questo video e di questa partita. Però come al solito iscrivetevi al canale attivando la campanellina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace Instagram, come al solito lo trovate nella descrizione e noi ci rivediamo dopo perché ci stanno l'altra partita, cioè la Juve.